Eccoci tornati, terzo turno, il vecchio duo, delinquente duo, il duo quello, com'è che è? 800 kg non vide, noi siamo, come cazzo di dai non ci voglia, no? Abbiamo possanza, toh, sì, che bello. Allora, vi abbiamo messo in Fisher Mesh, un mazzo incredibile, un mazzo del buon Nauren Warco. Vabbè, agro, goblin, capo del cazzo, sì, agro del cacchio, dai. E cose così. Però dall'altra parte c'è un bel mazzo. Abbiamo un'extra comunità. No. Come si dice? Abbiamo un Nimmi. Abbiamo un giocatore che svizzero, viene dall'estero. Abbiamo un ragazzo svizzero. È svizzero. Che gioca un mazzo incredibile. Speziato. Con una lista, tra l'altro, ancora più particolare. Sì, si maschera come Piro, ma secondo me è un test allo sturbo. Perché non gioca una cazzo di carta buona per fare danno. Boh, non ho capito. Spoiler, parlo di andata solare, tutte quelle carte di merda lì. La tartaruga UFO e Huge. Giochi Pyro, porti 1.500 tra l'altro e 1.500 d'attacco di difesa, perché sennò fa vomitare. Non lo so, non mi interessa, ma il problema è un altro. Perché Pyro ha guerriero grande scudo di main? Che carta ancoriale. Mono. Vabbè, il nostro navore inizia forte. Vado Charity, è forte. Poi togliamo un topo, entra il gigante. Il protocollo è chiaro. Setuan, Yugo. Fai già il muro di ciccioni. Sì. Come il bicapo. Ma dall'altra parte abbiamo il corrispettivo Piro di Gigantes. Lo spirito del fuoco, il demone del fuoco, che si chiama quella carta di merda. Non lo so, questo ne gioca due per. Si chiama Spirito delle Fiamme. Ma davvero entra special quella roba? Entra special mandando fuoco. E diventa un 2000 solo in battle, è un 2000, sarà un 1007 coglione. E quella? È la tartaruga UFO in attacco, non si sa per quale motivo, non ha paura di niente. No, magari ha settato un bel cilindro magico al limone. Al limone. E quella è quella exiled al limone. È forte. Sì. E qua Huge, attacco Gigantes e si flippa. Niente. Boh. Tutto nero. Tutto laggante. Tutto miracolante. Tutto ante. E regolare. Regolare. È già stirato mio fratello Vicky Nils. Non ha già più un cazzo. È già crollata tutta la sua strategia. È morta una tartaruga. Una cosa che non possiamo andare sopra questa giocata. Sì. Sono troppo importanti le tartarughe. Però magari è emozionato. Che cosa? Boh, che cazzo ne so. E qua. Ok, gigante su muro. Immualicabile. Ma come segna Pokémon Terra è super efficace su fuoco. È regolare. Allora no. Soprattutto se mio fratello ha pescato quei tre Testalos che gioca di main, che non calerà mai, è un bel nero. Però gioca due brain control, addirittura. Vecchia. Perché fare brain control, tributo evoco Testalos, è una giocata incredibile. E quella tribes? Trago per sbaccare mono gigante se beccarsi squadra attacco goblin in testa dopo. Forte. Forse quel power. Scartato drago. Ringhio spada binghio? È il masfuerte. Senti com'è il push? Mi sta tirando. Come che era l'altra volta? Il sassi. Le palle di fango. Sì. Tiri le palle di fango. Prima sabbia negli occhi con Exile e poi. Si gioca a palle di fango. Sì, era il piromane con il lanciafango. Che lui usa il Napalm, no. Ma il Napalm non passa sulle rocce. Quel drago andato a solare al cimitero, io e ve lo dico, se viene rebornato per sbaglio con una buria. E quel cilindro magico? L'ho detto che c'è un cilindro, è mandatorio. Certo. Se viene rebornato e viene fatto normal l'altro drago andata, è fiera del meno, per mio fratello Agro. Non si bita più.
Non si piglia 1000 a Stanby Remain. Did the Warrior Mother Father? Che meno la Warrior Lady sulla Silent, mamma mia. Ma perché non evoca coperto? Non lo so, magari in Svizzera non si gioca così. In Svizzera non hanno la carte scoperte. No. In Svizzera è tutto carte scoperte. Ti devo dire. Sì. Glielo voglio chiedere se fa. Si viene qua, intervistiamo, gli chiedo se balla la fresca. Sì, io so parrucchiare l'inglese. Do you dare ceremony? E non so come dice fresca. Ma di fresh. Siamo poliseri poi, Poliglotto, diciamo. No, dobbiamo. Ah, commentare in serio. Ragazzi, no? Ah, poi quella... si lamentano sui commenti YouTube. Quella è una forza riflessa, signori. Su sappiamo l'effetto di forza riflessa in inglese mirror force. Mirror force? Ah, quello è un nobiluomo dello scambio. Sapete cosa fa un nobiluomo quando si scambia? Va corpi vendole. Allora no. Vero, no. Dobbiamo ricordarci che le parolacce sono Testalos. È entrato. È il momento del discard, quello potente. Quattro figurine. Viene scartato un ratto, fiera del vino. Quattro piotte nella gola più due quattro. Che forte. Fortissimo. E mo come lo alza? Però? Secondo me è il monarca più scarso. In assoluto. È meglio Gran Marie che spacca le set di questa merda. Effettivamente. Ma buca no, beh, nel senso, è forte, perché sì, poi alta a giocare, per l'avversario, ma danni, di. Sì. Mio fratello Raiza. Dai, Zaborg, scusate, che è più forte. E mo? Senza ratti? Siamo catafratti, no? Ah, il letto diceva no ratto sto catrafatto dai. Che auta quel cretino qua di no. Injection Fairy Lily, oh che forte, prendo 2000 per spararti 1000, che potente quella cazzo. No, setto, mi sa che sei stato un ratto, ma come, ne ha due banditi e una cimi, fatti i cazzi tuoi. Attacchi di Silent, my friend. È quello, è regolare. Opla lai, opla del Silent è regolare. Adesso mi fa spirito delle fiamme. Warrior Lady, no. Porca troia. Iniezione patata. Questo è huge, eh? E mo? Li paga o non li paga? Nobiluomo, tifone, e si bringa i Tommy Game. No, niente, scherzo. Niente. Ci ho provato. No, non flippare. Non vittare. Fatti una valigia di cazzi tua. Non vittare. Bravo. Omertà. Ma più che altro, mazzo terra, le mura le fa con i sassi. Sì. È regolare. Nella vecchia Mesopotamia. Giocavano agro. La vecchia Babilonia aveva mura. E poi, cosa, o no? E mo? Spolverello. Ah. Non entra. Non ne può entrare. Non entra. Non può entrare. Entra. Non può entrare. Guarda, stai all'inizio. Guarda, stai. Questa è l'inizio di fatata. Questo trapezio. Questa siringa. Di set non ne ha molto forti ora come ora, cioè la mirror mi sembra che l'ha tirata, quindi rimane di set, ne ha set sì. Ne ha 8 in realtà, lui ha scus parla inglese, ecco la tartarughina, che è forte. I like turtles, idem, che pensini, perché ha picchiato non lo possiamo vedere, mi sa che è protolo. E l'altra Salient, sì, spizza di sì. Boh, non capisco. Allora, mi inizia la gnignetta. Ah, è un'altra... Sì, i policini. Che forte. Lui si rimuove. Ora gira l'attacco e fa... Mi ammazzo. Bello. Mossa forte. Se avesse avuto 2000 poteva fare il suicidio no. Assistito. No. Meglio di no. Boh.
Allora giochi Artaglio, cioè nel momento in cui riesci a pescare una carta che toglie quella bambina con il siringuone in mano, non è che cioè, 4.000 danni li fa easy. L'unico problema... Allora no. In realtà potrebbe avere Smashing Ground, potrebbe togliere. No, però non è ancora l'attacco alto o basso, comunque uno dei due. È 50 e 50, signori della corte, non me lo ricordo. Va bene. Oppure, il problema è che se gira anche... Sono un poco tecnici, non va bene così la mente. Sono un po' tecnici. Io godo! Quando voi mi flammate sui commenti, io godo! Vi aspetto al varco. E quella salidale? E mo? E mo problemi. Sei sempre lì, cioè, wow! Ma tanto non ti metto con la lì, cioè... Eh sì, adesso si installa. Si sta come a Natale con Gesù nella stalla. Boh. Visto che padre, questa volta non ho detto bestemmie, eh? Per ora. È solo mezzogiorno. Non abbiamo ancora visto cani di vari essere giocati, quindi... Un gigante in difesa. Che ci sta. Vuole spaccare gli... Sì, sì. L'ombitone, speriamo non ci caschi, se ci cade, insomma, ruolo, cioè, cosa devo dire. Il borragione. È regolare. Questo è un bel fulmine che non ha. No, non c'è, meno male che non c'è, dai. Break controls. E questo è forte. E questo è forte. Eh sì, perché ha vinto questo... No, dipende. Non è perché se quello gira mirror siamo tutti a capo, eh. Certo. Un po' di catalogo, vuoi dire? No, grazie. Okay. Non volevo neanche che lo dicessi, in realtà, se devo dire la verità. Con la difesa più alta da schiacciare. Lì dovrebbe avere... No, 1.400. Come la tartaruga, quindi decideva... Cazzo di parità decideva Luis. Bravo. Bravo, gigante, va tenuto. È regolare. Ammucchiato. Hai Lily Be Down. È la prima volta che vedo Agro perdere da uno più agro di lui. In realtà quel testo non sei stato forte a scartare l'atto. Sì. Se poteva, riusciva a giocarci con pensa, lui. Pensa come siamo messi. Questo ha vinto di tal testa lo ti scarto ratto gigante. Che forte! Mazzi di merda, ragazzi. Bello, Got. Quando si respira quest'aria di vecchiume. Bello. Che il bello. Gioco dei sardi. Che bello il sottopala di cantina. Bello. No, metti le mutande. Che bello. Vai. Allora. Cosa ci metti? Andiamo. Allora, mio fratello, il più infuocato, ha un guerriero cibernetico che è forte. Soldato cibernetico. Per spezzare. Che non è male. La tigre più forte del globo che fa cacare il suo ciao. Kiko. Ma chi? Che potrebbero essere un giocabile per il gigante, ma... Ma i giganti sono 1.900, gli va sopra comunque. E no, ma non puoi evocarli. Ma nessuno glielo dice. Però che ci sono i goblin in giro, ti guardano e ti giudicano. Sono i goblin. C'è un Mobius che boh, Spell Canceller, boh. C'è Voltex di side. È predictato. C'è scambio d'anima. C'è un bottomless, tutto buono. E mio fratello. I carte mono, ricordiamo, sono sempre divertiti da giocare. C'è un ruggito minaccioso. Boh. E c'è nostro... l'altra Dust Shot, però va a secondo, non so se la metterei. Comunque è un mazzo piro con un 1000 part warrior, senza neanche rota. Oh, secondo me potrebbe pensare anche di mettere dei Kratos contro Wang. Contro Werther? Sì, perché hai... perché in questo caso ho visto che... Secondo me ci perché di solito qua ho visto che ha sia Sakuretsu che Dashut.
potrebbe essere. Sì, ma tu stai giocando Pino, cioè tecnicamente il suo mazzo dovrebbe bornare anche. Eh sì, però se gli gira la skill drain. Chi non ha? No. Vabbè, ragazzi, scusate se predicto il niente. Perché non si gioca a skill drain in questo mazzo? Boh. Perché non ce l'aveva? Boh. Anche lì, agro, che cazzo mette? Potrebbe mettere Mobius per togliere... Da Wangu non è male, perché gli togli le giocate piramide. C'è cioè, gli UFO. Potrebbe essere Dash, come va prima. Sì, sì, e Dash, Dash, potrebbe essere Dash 7-8. Strano. 3-5, 6, sì. 8, 6, 7 carte. Okay, facciamo 15. Tanto... Possiamo fare un appello? Abbiamo visto Terra, abbiamo visto Piro. Io al prossimo God Community, Cap de Cazzo, voglio che uno mi porta il mazzo Uento. Bello che Caminari, che forte, con faccia d'uccello. Andiamo a giocarlo così. Al limone. Come si chiama quello che si speciale a Uento? Piero. Ok, non lo so. Sif è uscito da Structure delle Arpie. Ah, ok, capito. Piero. Sì. Piero e Wendo. Se tu nel turno passo. Io Dashut. Sono di vecchio stampo, no? No. Per me, quando uno gioca un mazzo agro nella side, i flip ci devono essere. Sempre, sempre. No, non ce la faccio. Tre deco ici, non molto. Tre deco. Guarda che abilita un ratto. È regolare. È un ratto, porta un ratto. Vuol dire ratto finché non ce ne fa. Ora farà lì, lì. Farà l'uomo. È un uomo con famiglia. Si prende 2000 e spara 1008. Eccola lì. Mamma, io voglio un cilindro settato. Perdo 2000, picchio con 3-4, cilindro 3-4 e si va a letto. A letto, ciao. A letto. Boh. Che matchup strano, però, Mi sa che... ha fatto un po' di base di terracotta il buon Nils. Ah, dici che ha cotto la terra. Sì, è andata sì, così. A Giuno sì, ha fatto i vasi di Pandora lì. Che è in Mesopotamia si faceva così. Sì, sì. Tra il tigre e l'Eufrate. Ok, dai. Tiraci sto tifone, picchiadili. No, sta la tempesta di smorra. Guarda. No. Che forte. 3, 2, 1. No, mi arrendo. A posto. No, ma va, dai. E non so se avrei bucato lì, se vuoi dire la verità. Io avrei fatto Exile. Io avrei fatto Ranto. Esatto, poi un altro Ranto. Se quello non settava molto, schiantavo i vocaboli di Slurp. Mi sembrava interessante. Ecco. Un anello di distruzione. Ma però che pussi, mi chiama andare in cacciara. Sparagliene di più di danni. 400 fa ridere. Le resaglie. Boh. Non so. C'è una tartarughina in mano che vuole entrare. È vogliosa. Tartaruga vogliosa a 1 chilometro da te. 1600 che pigliamo 1600 e ci guardiamo. The same situation as before. È mandatorio. Avete capito? Stessa situazione di prima. Minchia ragazzi, madrelingua. E padre, non si sa. E padre perla. Rinforzi dell'esercito.
che meno. Exiled. Io qua prendo i Goblin. I Goblin? Asylum. No. Ma perché? L'avrà tolti? Ma picchiate con questi Goblin. Cazzo, è l'unica roba che va in difesa. Attacca e va in difesa. Che forte è? Più forte di così. Sai che mazzo che non vedo da un po'? Wangu. Stan? Wangu Stan. Perché non c'è più il control di una non volta. Non c'è più il coraggio, non ci sono più veri uomini. Ma no, e con tutti i Warrior, Ertagro non lo vinci mai. Adesso il cavolo. Cioè, non puoi vincere. Non serve un cazzo, no, per forza. Certo. È mandatorio. Non sa che tu giochi le truppe d'attacco, eh. Che schifo. Io gioco con i costruttori della Berserca. E niente, andiamo in vantaggio. Forte Pog, ragazzi, è la carta più forte del gioco. Spicy Tash, tra l'altro, non tutti la giocano. No, è stata introdotta negli ultimi... È uscita con l'ultima espansione. Anni. Boh, alla fine. Sì. Prima di... Beep. Ah, certo, sì. Perché ricordiamoci, tutto il mondo... Un po' il fratello... Tomatore di fiamme. Tomo prima... G2 mi sembra contro l'Opolo, guarda e fa, e questa la vinci tu, e l'altro guarda e fa, certo. Il más fuerte, certo, troppo forte. E guarda là, Sacco, la su Chiarezzu, su Tribe, vabbè, non vuole prendere 1600 danni. Ma Tribe qua è stata forte, che hai tolto due delle carte più forti che ha nel mazzo. Di Gerard, il buon Marco. Buon Gerard Depardieu. Forte Gerard Depardieu. Eccolo. Eccola il Goblin. Ho fatto un fuori coglioni, bandita. E non osare. E qua è Bruriel. Ai. Sì. Mola. Tributo torrenziale. Paura Potter. E ora uno forte fa. Banno, gigantes, banno, gigantes, banno, gigantes, blir. No, te da lì al cimi. Non ha un gigantes in mano, però. I veri uomini lo farebbero. Che forte. Comunque è tutta colpa di Orsini. Eccolo che entra. Spirito nelle fiamme. È un 2000 esclusivamente nella Purple Pace. Sono un botto di danni. Sono un botto di danni. Se sei a capovolto è ancora più. Quindi questo è un piroagro. È un piragro? È un pirlagro. Lili! No. Io sono 5400 danni into the face. Sì, si pushano i danni. Without any fucking problem. Mamma ragazzi. Cos'è successo? Ah, stava spiegando la carta a colui che deve segnare i punti, giustamente. Ok, era perché 1700, sono 1700, mi sa. Sì. Mamma, ragazzi. Che piotta, porca gioia. Come spigne. Qua è essere a Napoli quando è venuto il Vesuvio. Uguale. Una colata di lava. Qui sono... Pompei. No, Ertagro in questo momento è una delle foreste in Sicilia. Sì. E l'altro è il classico piromane dei boschi. Ci niente da fare. Un'altra rota. Carta sempre forte, eh. Però cosa risolvi con rota? Innanzitutto fatti i cazzi tuoi. Non ho detto che risolvi niente. Ho detto che rota è una carta forte. Exiled. Ma Exiled basta, punto di domanda. Se c'è gigante, che non c'è. Però magari è una Sakuretsu, ora se magari pesca tifone. Mi chiama già tirate due. Però se ha due mostre, allora... Io mi terrei crudo così. Bravo. Esatto.
Fatti. Bella partita, bel match. Oh, 2-0 tattici proprio, eh. Che forze, Pyro, eh? Pensavo... Pyro è l'anti-Ertagro, eh? Allora, pensavamo che questo mazzo, dalla lista, era un po' un... come dire... una merda! Un pattume! Il brusamerda, no? Per dire. Però, complimenti al... No, più che altro, adesso, ci sono un sacco di carte in questa lista che io non comprendo, cioè... Mono Last Will. Sì. Ci sta Mono, perché? Perché se tu tributi di Exile o tributi di per fare Testolos, porti il Piro cazzo e spari 500. Fine. Sì, ma perché Mono? A limone. Perché Mono Dust Shoot di main? Per non pescarne due. Ho capito. Perché giochi Guerriero Grande Scudo? Boh, vado a prendere perdente, dai. Perché giochi Parshat? Boh, non lo so, ragazzi. Non possiamo intervistarlo, mio fratello Nis, come si chiama? Perché non parliamo inglese, è regolare. E quindi, fiera nemmeno. Chiameremo AirTagro, sentiamo lui cosa ci dice su questa sconfitta unexpected. Anche perché con tre Smashing Ground... non pensavo potesse soffrire nel matchup, cioè, devo dire la verità. Ho preso il pisello, è regolare. Non c'è molto da dire. Boh, forse aver cattato, perché l'ha cancellato a penna, le dash shoot dal main per mettere Final Attack Order non ha ripagato così tanto. Secondo me non ripagherà neanche nel resto del torneo, perché di altro ce ne sono tantissimi, ci sono tanti Warrior, non so, non è una carta che avrei messo nel mazzo, non di main quantomeno. Boh, che strano, eh. È diventato quasi più random giocare a GOAT che giocare a standard. Ce ne vuole, eh. Che meno. E niente, una lista, non ho commenti, ragazzi, perdonatemi. Qua ci sono 5 tributi del mazzo che ha vinto. 5, ma perché? Perché 5 tributi? Sono tantissimi. Mono Zaborg, 3 Testalos e un Parshat. No, non comprendo, non sono d'accordo, però ha vinto, quindi. Due draghi ondata solare, anche lì. Una volta il mazzo si basava su quello, certo. Quando lo vedevo io ai tempi. Ha vinto Pyro contro AirTagro. Ma com'è possibile? È regolare. Vuoi intervistarlo tu? Lo chiamiamo, perché io non parlo inglese. Lo chiamiamo, è regolare, ragazzi. È regolare. Benvenuti a Volume 12. L'ha scopolato, eh. Scopolato, io non l'ho vista, ma credevo nel ragazzo, perché già uno che manda una lista non possiamo farvela vedere. Ma stampata con le immagini, ce l'ho vista subito che c'era della spezia. A 5 trenzando. Ok, here we are. Oh, sì. My goodness. Yeah. Hello. Oh, yeah, sure. C'è la pausa pranzetto. You can stay in the middle if you want, so... Mm-hmm. Yeah, just okay, so guys, we're here with Nils. Hello, hello. Who just won the featureman, as you saw, with a very spicy deck. So Nils, tell us about this deck. It's really hot, it's full of fire. Tell us why you choose to play this deck, and
how is going the event so far? Yeah, I wanted to bring the heat a little bit. No, I wanted to try something else. I wanted to try play something with Monarchs. Okay. I like Tessalos, so I thought, why not include a fire engine and try to just burn down the opponent as fast as I can, sure. Like before they get to their, I don't know, premature and whatever, and force them to play defensively, sure. Like as quickly as I can, and at the same time take some cards away from them with Tessalos, maybe hit something good, sometimes hit maybe a monster or whatever. Also, and burn a little bit, and sometimes actually the solar flare dragons, they can come they can be quite effective late game when I manage like to burn the opponent like down or beat down if quickly. They use Solemn Judgment, that is a very I can punish like Solemn Judgment quite well with also the deck. Even with brain control, you steal a monster, you go really aggro. exactly. And I decided like for two brain controls, like instead of soul exchange, like to just like go for the attack first. Yeah. And you like, want to steal the game fast. Yeah, I want to steal the game fast. I try to like not let like the chaos player too far into the game. Of course, obviously, if the game progresses too far, then it's getting difficult for me because I don't have really many ways like to come back. Not to come back but to generate a card advantage, sure. You know, except like from brain control and Tessalos. So I just try to beat. Maybe sometimes I manage to stall a little bit with Solar Flare Dragon when I'm lucky and burn like for those like 500, like maybe two turns or so on, but otherwise it's just like beat down as fast as quickly as I can. Like I had what's his name again? It's Spirit of the Flames. It's like a Gigantus but for fire, right? Yes. Yeah, exactly. And he gains 300 attack during my battle phase, so it's a 2000 beater. He gets over like stuff like Kaiku and so on. The opponent's turn, he goes to 1-7, but hopefully it doesn't get to the opponent's turn anymore. Okay. After I summon him, like, yeah, board. Just try to put pressure. It's a tribute fodder for Tessalos. Injection Fairy Lily, quite obvious. Yeah, quite obvious. Then the also it's a target for Last Will. Yes, target for Last Will. I heard about like the ruling Last Will. Unfortunately, it doesn't allow you, I think, to play it in main phase 2. So I was debating, okay, Last Will. I could have taken it out, like, maybe for, like, a Smashing Ground or something like that. But sometimes it can be a dead card, especially, like, yeah, it can be dead card. Well, but it's one. It can summon Lily sometimes, and you can go for game with it. Sure. Especially together with Exile Force. So I debated whether I should play an Earth, like similar style deck with Grandmar, because Earth has so many more, you know, so many more search targets. Sure. You can use Giant Red, you can go into Exile, to Lily, you can include Reinforcement. You can also include the Golem Sentry. Yeah, exactly, guns and whatnot, but I don't know. I just you like you fire. I wanted to heat. Okay. Exactly. So, like, and the par shot is like to go through goats, you know, because I have very difficult matchup against goat control. That's why I like my side deck is a little bit all over the place because I decided on it last minute a little bit. But I have like lightning vortex and so on. I had one who against card goat for control. You. Yeah, it's difficult against goat control. I wanted to play like maybe I don't know Jane Spearance. I have tried in main, and what's more is there to say, the one Zarbok to get rid of like some problematic cards, and then like the guard, hear me out. It actually works quite often, like people I said nothing
I said nothing. Like I summon my first turn, it doesn't matter, even if I don't have back row. I just summon like UFO Turtle in attack position, Warrior Lady in attack position. And when I finally set, because everyone plays, you know, two noblemen, when I finally set the gardener, then it's, or when I finally set them also, and I'm not like losing or whatever, then it's gardener, you know. You don't have fear or nothing. No. It's just all or nothing. Or when I set gardener first turn, it happens quite a lot that nobleman comes. And in game two, I just, if they saw gardener, I just set it out. Okay, sure. I just side it out together with, depending on the deck. So they probably will keep maybe Nobleman because they haven't seen all the deck and then they have two bad cards again. Yeah, yeah. Okay, so Niels, you are on a 2-1 record, right? Yeah, I lost against Gold Control. Okay, like, as you said, it was difficult. So you already answered to my next question, that was what were you afraid to play against? I imagine it's the Gold Control and Cross Control. It's scapegoats, yeah. It's scapegoats. So Niels, thank you for coming. And we wish you good luck for the rest of the time. Thanks very much. Thanks for the future match. Thanks. We appreciate you bringing spicy decks. Cool. Okay, so see you in the next round with another spicy deck, we hope so. Yeah, and no, have course, a good fun. Hey, thank you very much. Thanks. Thank you. Thanks to you.